posso dormire ancora. Buongiorno, amici. Buongiorno, vi ero mancata? Con questa acconciatura che ho fatto ieri sera per i miei boccoli devo fare ice rolling, quindi ghiaccio. Mettere la faccia di prima mattina nel ghiaccio non è proprio il massimo. 3, 2, 1. Aiuto, è ghiaccissimo. Questa procedura serve per la pelle. Lo fanno tutte le modelle. Basta ice rolling. Ora devo correre a farmi una doccia che ci aspetta una giornata super produttiva e impegnativa. Let's go in the toilet. Quindi andiamo. Ok, allora, prima cosa fare la doccia. Quindi, per non bagnare i capelli usiamo questa spugnettina qua. Però vediamo come sono venuti i boccoli, quindi 3, 2, 1, oh, eccoli, che boccoli ragazzi, guardate quanto sono belli, vi piacciono? Adesso però per non bagnarli dobbiamo fare una super crocchia e questa è come la realizzo io, quindi attorcigliarli in questo modo, dopodiché usiamo questa molletta, la blocchiamo la ciocca in questo modo e ecco qua. Ta-dan! Ora andiamo a cucinare. No, scherzo, entriamo in doccia, però spogliamoci. Ragazzi, non guardatemi. Via, ciao! Ma voi siete ancora qui? Ok, bene, riprendi giù. Lavandoci i denti, usiamo spazzolino fucsia ovviamente e questo dentifricio super buono che fa i denti bianchissimi. Ok, letto fatto, super importante farlo perché ci fa essere più produttivi durante la giornata e ora vi voglio fare una super sorpresa. Guardate qui, c'è l'angolo dedicato solamente a voi. Guardate! Questi sono tutti i regali che mi avete fatto agli eventi insieme. Ed è stato bellissimo perché mi avete riempito di gioia e amore. E adesso voglio fare anche un regalo ad uno di voi. Quindi in questa cesta ci sono altri regali. Tiriamola fuori. Non li ho tirati fuori tutti perché altrimenti non entravano. Peschiamone una, ok? 3, 2, 1. Charlotte M, sei unica e bellissima, sei stupenda. Grazie, da Rita Napolitano. Ciao Rita Napolitano. Ok, adesso è arrivato il momento però di mostrarvi la mia makeup routine adatta a tutti i giorni per andare a scuola, quindi la potete ricreare anche voi. Andiamo nella zona trucco adesso però. Accendiamo la luce. Ok, primo passaggio, crema solare, super importante per non avere macchie sulla pelle. Io uso questa che è 100+. Dopodiché primer, questo qui. Uso questo fondotinta di Charlotte Tilbury. Con questa spugnetta lo andiamo a spalmare. Usiamo queste mollette, altrimenti macchiamo tutti i capelli. Adesso correttore, uso questo qui di Dior. Io lo metto così per liftare un pochino l'occhio. Blush di Dior, questo è la colorazione Barbie, quindi rosa Barbie. Adesso invece gel fissante di Benefit per andare a fissare le sopracciglia. Io le fisso sempre verso l'alto. Adesso le andiamo a disegnare sempre con la matita di Benefit.
ora mascara, uso questo qui della Blonde Sister. Lucido di Fenty Beauty. Ecco fatto, makeup terminato. Adesso però andiamoci a cambiare, che basta stare con vestiti da casa. E 1, 2, 3. Ta-da! Rapunzel, sciogli i capelli. Ecco qua. Perfetto, siamo pronti per andare a fare colazione, però prima vi mostro tutto quello che ho preparato per l'inizio della scuola. Vi spiego tutto quanto. Iniziamo da questa agenda super fucsia, dove appunto mi andrò a segnare tutti gli impegni, le interrogazioni, le verifiche. Guardate com'è bella. Questo è l'astuccio che andrò ad utilizzare, super glitterato. Dopodiché invece per i quaderni, questo lo utilizzerò per gli esercizi, infatti ci sono tre quaderni in uno perché ci sono tre materie solo in questo quaderno qui e a righe. Invece da questa parte inizia la parte a quadretti e dopodiché inizia la parte con i puntini. Quest'altro quaderno che è identico invece lo utilizzerò per gli appunti, quelli belli, perché invece questi li uso un po' per gli appunti, quelli bruttini che appunto prendo in modo veloce e ognuno per una materia. E questi qui invece per altre cose, magari altre materie, filosofia, cose del genere. Benissimo, questi portalistini invece per le varie fotocopie degli appunti, gli appunti che appunto andrò a realizzare sul computer, perché io ho un'applicazione che adesso vi mostro, che mi fa segnare appunto tutti i compiti che devo realizzare. Ecco appunto, e qui ci sono tutti i compiti fatti in maniera virtuale che andrò a stampare e a mettere in questi portalistini per ogni materia. Stop! E ora andiamo a fare la nostra colazione proteica. Andiamo! Questa colazione è molto buona. Andiamo a mettere la banana, è una banana un pochino troppo matura, però va bene, frutti di bosco, un po' di mirtilli e questo lo usiamo come decorazione dopo, e ora mango, perfetto, proteine in polvere al mirtillo, ne metto un cucchiaino e adesso latte, andiamo e andiamo a frullare il tutto. Ok, pronto. Profumato di frutta. Adesso in questo bicchiere andiamo a mettere. Wow, sembra squisito. Cannuccia, ribes e let's go. Ok, siamo riusciti a portarlo all'obiettivo senza farlo cadere. E adesso gustiamocelo tutto. Approvatissimo. Ora che ci siamo nutriti con questa bevanda che no, non mi è piaciuta, l'ho finita tutta quanta, adesso andiamo a fare yoga insieme. Andiamo nella stanza yoga, nella stanza relax, eccolo, pronti, però prima accendiamo tutte le candele. Ok, accendiamo prima questa. Ragazzi, se anche voi volete creare un'atmosfera come questa, fatevi aiutare dai vostri genitori. Ecco fatto. Adesso, momento, esercizi yoga. Elastico cameraman. Facciamo la coda e poi iniziamo.
andiamo a comprare insieme le scarpe per la scuola. Ok, bene, avete detto di sì, quindi corriamo a cambiarci e andiamo in macchina. Questo è il mio outfit. Ora mettiamo i miei sunglasses e la borsa. Ready to go. Ragazzi, rimanete con me, si va a Firenze. E come sempre però, ascolta la musica. Siamo arrivati, finalmente troviamo la scarpa giusta. Allora, io su internet avevo visto queste qui, che sono bellissime, queste ciabattine, e però mi piacciono anche queste qua. Guardate, che viene da prendere la mia amica Wen. Eccola. Ciao. E c'è il numero? Sì. C'è il numero, sì, quindi per possiamo provarle. Per me sì. Per me sì. Per altri no, non lo per so. Per altri non lo so. Ok, va bene. Proviamole allora. Allora, ci sono queste nere. Okay. Eccola. Allora, andiamo a vedere queste ciabattine. Ragazzi, date un voto da 1 a 10 nei commenti se preferite queste oppure le altre che provo dopo. Vi faccio anche una mini sfilata così. Top. Adesso proviamo le altre. Bella. Invece queste no, potrei metterle anche a scuola in teoria. Sì, cioè, certo. In America vanno in ciabatte, in Italia non proprio. Vabbè, però facciamo una nuova moda. Ok. Come no? Allora, facciamo provare il secondo. Ta-da. Andiamo a vedere queste. Facciamo anche una mini sfilata con queste. Ta-da. Wow, sono fighissime. Amici, date un voto anche a queste nei commenti. Adoro. Forse per scuola sono meglio queste, però. Allora, perché se scuola non si può portare aperto, allora secondo me questo. Però ti sta bene tutte e due. Sì, per gli eventi però mi servono anche le ciabatte, capito? Va bene. Ragazzi, scegliete voi nei commenti queste qui. Marroni chiuse oppure le ciabattine nere. Grazie, siete gentilissimi qui. Venite anche voi a Prada Firenze se dovete comprare qualcosa di Prada, perché sono bravissimi. Vedi da me. Da Wen. E dall'altra signora che si chiama? Sofia. Ciao. Ok, grazie per il succo d'arancia. Brava, ok, sono bravissima. L'ho imparato da poco a fare così, perché prima non mi riuscivo a aprirli. Anche per il cameraman. Tieni, cameraman. Amici, ho scelto alla fine queste ciabattine nere e adesso possiamo andare. Ciao, ci vediamo dopo.